iniziativa veramente capace, ha dato una risposta coerente con quello che ci sta piovendo addosso. Quindi, concludo dicendo, non deve finire qui, non finisce qui. Allora, in questa ottica, e poi mi sembra che anche indipendentemente uno dall'altro siamo arrivati un po' tutti alle stesse conclusioni, diceva Gabriele, lavorare sul territorio, perché in effetti poi il lavoratore quando si sente sul suo territorio, cioè nel suo quartiere a casa sua, non ha ovviamente lo stesso atteggiamento, perché non è sotto la lente di ingrandimento della famiglia, e quindi cioè, quello che il germe che può aver colto passando davanti al presidio può germogliare se noi andiamo a trovarlo a casa, se riusciamo. Noi sappiamo che cos'è un lavoro di massa nel quartiere, no? Quindi non è una cosa facile da organizzare, non è una cosa facile da portare avanti. Il seme è stato... con le scarse forze che abbiamo, però non, qualcosa si può comunque fare nei quartieri, perché insomma... Sì, non c'è più lo stesso livello di concentrazione operaia che c'era magari 30 anni fa, però qualcosa comunque c'è. Possiamo utilizzare anche degli strumenti culturali che bene o male riusciamo a mettere assieme. Presso, l'esperienza è stata molto positiva. Spero che questo presidio sia la base, l'inizio di una nuova stagione di lotte. Lotte che spero ci portino a ottenere, riottenere tutti i nostri diritti persi, anche il potere d'acquisto, come si diceva, riottenere tutte le cose che abbiamo perso. Sarà dura, ma io spero che questa base sia forte e che riesca a coinvolgere anche gli operai che sono qua dentro e la gente, i cittadini di Torino, perché abbiamo bisogno soprattutto della gente fuori che ci dia sostegno. Continuare con delle altre iniziative sarebbe giustissimo, importantissimo, però bisogna riconoscere che appunto il nostro rapporto tra di noi anche si è rinsaldato, forse si è diventato anche più forte, più... E quindi siccome secondo me è andato bene, come forze che siamo, però bisogna anche capire che è arrivata l'ora, a parere mio, di chiuderlo questo presidio. Ma non perché... Lascio malincuore. Non ho detto che è stata una sconfitta, è stata una cosa bellissima. Per me è questo, prima che ripartenza. È positivo. Dico una cosa, questa mossa l'hanno vista in tanti, sai? Io oggi ero dal mio medico. Mi diceva c'è una ruota davanti alla porta. È una vittoria, poi degli altri, cioè, che ne so. Hai detto bene ieri, te lo ripeto, ieri. Io l'ho fatto per me, gli altri non mi danno più fastidio, non sono malattia, tanti altri che sono abituati a sopportare, però credi, me l'hanno visto in tanti, poi tutti noi abbiamo capito tante cose, poi, però ti dico, l'hanno visto in tanti, la roulotte, la portatura, l'hanno visto in tanti. Ma solidarietà nessuno però. No. Come la vedono gli altri compagni, è stata una cosa positiva ed è un punto di partenza per un qualcosa che secondo me probabilmente in futuro raccoglieremo i frutti anche di questi sacrifici che abbiamo fatto 20-30 persone. Siamo stati pochi ma buoni, ho avuto modo di conoscere tanti compagni e meglio pochi ma buoni. Allora, io ritengo questo, che quello che è stato fatto finora, più di un mese di presidio che ha significato ovviamente sacrificio, significato impegno, ma ha costituito anche un momento collettivo, nel senso di interscambio di opinioni, di capacità di stare assieme, di capacità di costruire, di capacità di ragionare, di discutere su quello che stava succedendo e non solo in Fiat. Ebbene, questa cosa qui è un elemento prezioso. Allora, secondo me bisogna assolutamente continuare per almeno due o tre motivi. E poi dico cosa intendo per continuare.
no? Continuare significa, a parte che io sono convinto che se noi qua decidessimo di proseguire l'iniziativa per 15 giorni, 20 giorni, un mese, per come si è sviluppata fino adesso, poi comunque la gente la troveremmo. Magari qualcuno si dovrebbe faticare un po' di più, però comunque il meccanismo è quello fatto. Però secondo me invece bisogna continuare e continuare con questo, con queste modalità, con queste capacità, con queste cose. Cosa intendo di dire continuare? Intendo dire questo, che dobbiamo fare delle iniziative ogni settimana, quantomeno, che ogni volta che qualcuno, pochi, entrano dentro a lavorare in questo stabilimento, noi dobbiamo essere con avanti, dalle 6 di mattina alle 22 di sera, no? Questa è la questione. Voglio dire che bisogna continuare una battaglia che è assolutamente appena iniziata.